Oltre 120, 80 titoli, 90 autori e 60 ospiti tra giornalisti e personaggi della cultura saranno a Fano dal 18 al 25 giugno nell'ambito dell'edizione 2021 di Passaggi Festival. Per il 2021 prevede 8 giorni di eventi tra centro storico e zona balneare. È un festival che ha questa capacità di essere davvero flessibile. Quindi non è che abbiamo una sede soltanto, cioè non c'è un teatro, non c'è un'arena. Andiamo dove si possono presentare i libri e i libri più o meno si possono presentare dappertutto. Sono partite le prenotazioni, è tutto gratuito, ci teniamo a dirlo, ma sulla piazza e sul Pincio è consigliabile prenotare per avere il posto sicuro. Nelle prime ore dell'apertura delle prenotazioni abbiamo già ricevuto circa 1500 richieste di prenotazione. Tra gli appuntamenti ci saranno presentazioni di libri, laboratori, conversazioni sulla scienza, mostre d'arte, passeggiate letterario-architettoniche, per un totale di oltre 100 appuntamenti, un'ondata di libri vista mare che occuperà le 8 sedi del festival, tra cui si contano anche alcuni dei luoghi più belli e suggestivi della città. Devo dire che Passaggi sta cogliendo le grandi opportunità che sono sempre dettate da delle crisi come quella che stiamo attraversando, sta coinvolgendo appieno la città, sta facendo promozione turistica, quindi una manifestazione sulla quale crediamo, sulla quale investiamo proprio perché sta facendo emergere il carattere vero della città. Fra i riconoscimenti conferiti dal festival ci saranno il premio Barbato per il giornalismo ad Ahmet Altan, da poco liberato dalle carceri turche, il premio Passaggi a Roberto Vecchioni e poi, novità 2021, il premio Fuori Passaggi assegnato a Cesare Cremonini. Il premio Passaggi a Roberto Vecchioni, mercoledì 23 giugno, il premio Fuori Passaggi a Cesare Cremonini, giovedì 24 giugno, ma il primo premio che andremo ad assegnare è proprio il giorno dell'apertura del festival, quindi venerdì 18 giugno, a chi non sarà a Fano, paradossalmente, perché sarà a Istanbul, privato di passaporto, è un giornalista turco, più volte imprigionato dal regime di Erdogan, si chiama Ahmet Altan. A Fano ci sarà invece una sua collega, la giornalista turca Yasmin Kongar, e riceverà, e poi lo darà ad Ahmet Altan, il premio giornalistico Andrea Barbato. Peculiarità di questa edizione anche i numerosi personaggi di musica, teatro e cinema che parteciperanno. Fra questi, anche Levante, Alessio Boni, Maurisa Laurito, Roberto Vecchioni, Justin Matera e poi ancora Asi Argento, Willy Peyote, Cremonini, Piero Pelù e in collegamento da Los Angeles anche un mito del cinema mondiale, ovvero l'attrice Sharon Stone. A chiudere il festival sarà invece il presidente di Passaggi, Nando Dalla Chiesa. Una grande edizione per la rassegna Fuori Passaggi Music and Social, quest'anno ospiti veramente importanti. Apriremo il 18 con Levante, Davide Toffolo, e poi ci saranno ospiti Le Coliche, Andrea Pennacchi, Luca Bottura con Guido Catalano, per finire poi con Piero Pelù e anche Camille Hawk, l'influencer. Quindi siamo una piazza molto più grande perché conterrà 450 posti. Ci aspettiamo appunto un ottimo risultato da questa rassegna nata da poco, perché è nata nel 2019, quindi nel giro di qualche anno, diciamo, è riuscita ad avere grandi ospiti.